amici, come state? Spero bene. Ben ritrovati. Oggi vi voglio preparare gli gnocchi. Come avete letto dal titolo, sono gnocchi senza patate e naturalmente non userò neanche le uova. Userò solo due ingredienti, acqua e farina. Saranno comunque morbidi, ma avranno una consistenza un po' più soda. Perché io utilizzo questo tipo di gnocco? Perché mi piace proprio questa consistenza che è un po' più soda e non è molto, molto morbida che il tipico gnocco, diciamo. E poi anche perché devo dire che sono molto veloci da preparare, quindi magari vi può essere utile, perché se avete poco tempo ma desiderate gli gnocchi potete farli benissimo anche senza patate. Poi li condirò semplicemente con un sugo di pomodoro cotto con olio, sale e pomodoro. Adesso vi faccio vedere come possiamo prepararli molto semplicemente. Qui amici, guardate, ho fatto una fontanina così di farina. Io utilizzerò la mia solita farina di farro, perché quella 00 io non la posso mangiare. Voi potete usare la farina che volete, che preferite, che avete in casa. Allora, per quanto riguarda il sugo, vi volevo dire che io aggiungerò anche un pochino di scamorza affumicata, quella lì senza lattosio, così avranno ancora un sapore ancora più buono. Voi potete usare della mozzarella o anche semplicemente, come ho detto prima, soltanto con il sugo. Io in frigo ho appena visto che ho una scamorzina, quindi la voglio utilizzare, così non si spreca nulla. Allora, fontanina, questi sono 400 g di farina e vanno bene per 4 persone. Ho riempito questo qui con 400 ml di acqua, ma naturalmente non lo utilizzerò tutto. Vediamo quanto ne occorre per 400 g di farina. Vado piano piano. Non avete paura ad utilizzare le mani. Piano piano raccogliete la farina. Cominciate ad impastare. Ecco qua. Adesso io continuerò ad aggiungere acqua ad impastare. Vi faccio vedere appena ho formato un bel panetto e vi dirò anche quanta acqua ho utilizzato, così potete regolarvi anche voi quando li preparate. A tra poco. Eccoci qui amici, ho formato il nostro panetto. Allora, per 400 g di farina ho utilizzato 200 ml di acqua, quindi questa è la dose. Eccolo qua, vedete, è comunque bello morbido, vedete? Allora, adesso vi faccio vedere tre opzioni per come preparare i gnocchi. Prima di tutto facciamo un bastoncino, vedete com'è morbido? Ci sono tre modi per poter fare la forma agli gnocchi. Allora, o la fate così, guardate, normalmente dei pezzettini e li lasciate così, vedete? Questa forma qui. Oppure, vi faccio vedere,
questo arnese è l'arnesino proprio per fare i gnocchi rigati. Allora si mette così, lo mettete sopra, col ditino lo passate ed eccolo qua. Scusate le mani sporche, però sto impastando. Vedete, molto semplice. Semplice e veloce. E daranno la forma agli gnocchetti belli tutti rigati, un po' rigati. Eccoli qua. Invece, se non avete questo qui, se non avete questo, la grandezza degli gnocchi è come piace, io la faccio così, poi come vi piace la fate. Allora, il terzo modo, se non avete l'arnese, una semplice forchetta, la mettete così, mantenete la parte posteriore e con l'altra mano dal fondo qui della forchetta, guardate, da qui passate sempre col dito come avete fatto là. È la stessa cosa, verranno lo stesso, le stesse lineette, la stessa rigatura, e ve li faccio vedere. Guardate, molto semplice. Adesso io li finirò di preparare, naturalmente io li farò così perché a noi piacciono un pochino rigati, e poi li condirò con del sugo e un pochino di scamorza affumicata. Vi faccio vedere poi il piatto completo. Vi mando un grosso bacio, vi saluto e spero che i miei gnocchi senza patate vi siano piaciuti.